Ciao amici di Motore Online, oggi siamo a Roma per provare la nuova CB300R, un look totalmente ispirato alla sorella maggiore, la CB1000R, che abbiamo provato alcuni mesi fa in Spagna. Non ci resta che salire in sella e provarla per voi. Con le 125 relegate dalla norma che ne limita da tempo la potenza a 15 cavalli, ha un ruolo di comprimaria, sostanzialmente per i sedicenni e per chi abbia la sola patente d'auto. La fascia di cilindrata da 250 a 400 si sta sempre più confermando come quella di maggior interesse per un pubblico che si affaccia al mondo delle due ruote o che ci torni, magari di ritorno da uno scooter o con la voglia di tornare in moto. In questo panorama la nuova Honda CB300R è proprio una moto vera, una nuova proposta molto interessante. Lo è per la sua ottima maneggevolezza e per il suo cuore monocilindrico brioso, capace di 31,4 cavalli, ma soprattutto perché ha un prezzo allettante, di poco più di 5.000 euro. Offre una soluzione e un aspetto molto raffinati. Se la prima Honda CB fu realizzata nell'ottanno 59, proprio dopo 59 anni la casa dell'ala dorata ha creato una motocicletta compatta, divertente ed affidabile, con consumi davvero ridotti. Il look retro e inconfondibile è accompagnato da dettagli contemporanei, come le luci a LED, la strumentazione digitale e l'ABS a due canali, che sfrutta la centralina IMU, perfetta per una distribuzione della forza frenante. La Honda CB300R è la sorella maggiore della CB125R, con la quale condivide l'80% della componentistica. Molto snella, essenziale, con un serbatoio che viene avvolto da una carenatura scolpita. Dettagli con la protezione del radiatore in alluminio spazzolato risaltano ancora di più l'aspetto grintoso di questa naked dal look minimalista. Un codino slanciato e sottile ospita una luce posteriore sottile, mentre lo scarico è basso, con un terminale a due camere che regala un sound che cresce di intensità a salire dei giri. La CB300R offre un manubrio largo, biconico, un peso equilibrato e contenuto di soli 143 kg, con il pieno ed una posizione della sella a soli 799 mm da terra. Dettagli che la rendono una moto agile e facile, anche nel traffico cittadino. Tutta nuova è la strumentazione digitale LCD, completa e ben leggibile, con la sola assenza dell'indicatore di marcia. A livello di guida, la CB300R è una moto molto ben bilanciata, rapida e agile in inserimento di curva, reattiva nei cambi di direzione e composta in percorrenza, anche quando ci si trova ad esagerare. Colpisce ancora di più l'agilità nelle curve a medio o lungo raggio, dove la stabilità risulta ottima anche nei tornanti stretti, dove si possono ritardare le frenate senza problemi. Riesce a chiudere le curve con una velocità e una precisione apprezzabile, grazie a un buon bilanciamento della ciclistica. Modulabile e potente è la frenata, con l'intervento dell'ABS che non è per nulla invasivo. Si tratta di un sistema che agisce sfruttando una centralina IMU, uno dei sistemi più evoluti sul mercato. Le sospensioni con la forcella anteriore sciova con steli rovesciati da 41 mm digeriscono le strade piuttosto disconnesse in maniera molto efficace. Bene anche la sospensione posteriore, che a sua volta offre un buon controllo sia in uscita di curva che in percorrenza. Il propulsore è lo stesso della CBR300R. 4 valvole raffreddato a liquido da 286 cm cubici. Qui i cavalli sono 31,4 con una coppia massima di 27,5 Nm a 7500 giri. Conquista per la sua reattività agli alti regimi, ma anche per la sua docilità e fluidità ai bassi. Un pelo è pigro ai bassi, però dà il meglio di sé dai 4 ai 6000 giri. Il cambio a 6 rapporti ha le prime due marce corte pensate proprio per delle partenze scattanti, dove risulta preciso e morbido, sia in salita che in scalata. Parlando di autonomia, la casa giapponese dichiara quasi 390 km col pieno di 10 litri. Anche andando allegri è difficile scendere sotto la soglia dei 30 con un litro.
In sintesi, è una moto adatta a un pubblico che ne faccia un uso giornaliero o che voglia fare un weekend fuori città, perché è piccola ma non si fa spaventare da niente. Insomma, la cilindrata e la potenza ridotta non le regaleranno un'erogazione piena fin dai bassi, ma è godibile e si fa apprezzare anche dai piloti che non siano le prime armi. Il prezzo di questa Honda CB300R? 5.090 euro. Per la nostra prova su strada abbiamo vestito giacca, pantalone, guanti e scarpe Alpine Stars, casco LS2. Per tutti i dettagli completi della nostra prova seguiteci sul nostro sito ufficiale di motorionline.com e iscrivetevi sul nostro canale di YouTube. Ciao!